Chiediamo al Signore che ci faccia più fratelli fra noi e più servitori dei nostri fratelli più bisognosi. Preghiamo in silenzio. Così, chiedendo a tutti di pregare in silenzio secondo la propria tradizione religiosa, Papa Francesco ha concluso l'udienza generale in Piazza San Pietro, alla presenza di numerosi leader e rappresentanti delle religioni di tutto il mondo. Insieme hanno ricordato il 50° anniversario della dichiarazione del Concilio Vaticano II Nostra Aetate sui rapporti della Chiesa Cattolica con le religioni non cristiane. Papa Francesco, nella sua catechesi, ha ricordato che grazie al cammino avviato dal Concilio, in questi 50 anni si è trasformato il rapporto tra cristiani ed ebrei, dove indifferenza e opposizione sono mutate in collaborazione e benevolenza. Conoscenza, rispetto e stima vicendevoli sono oggi la via dei rapporti anche con le altre religioni, in particolare con i musulmani. Il rispetto reciproco, ha spiegato il Papa, è condizione e nello stesso tempo fine del dialogo interreligioso. E anche se nessuna religione è immune dal rischio di deviazioni fondamentalistiche o estremistiche in individui o gruppi, bisogna guardare ai valori positivi che esse vivono e propongono e che sono sorgenti di speranza. Il dialogo basato sul fiducioso rispetto può portare semi di bene e collaborazione in tanti campi, dal servizio ai poveri alla cura del creato, perché la grande risorsa dei credenti, ha ricordato ancora Papa Francesco, è la preghiera, il tesoro a cui attingiamo secondo le rispettive tradizioni per chiedere i doni ai quali anela l'umanità. Cari fratelli e sorelle, quanto al futuro del dialogo interreligioso, la prima cosa che dobbiamo fare è pregare, e pregare gli uni per gli altri. Siamo fratelli. Senza il Signore nulla è possibile. Con Lui tutto lo diventa. Possa la nostra preghiera, ognuno secondo la propria tradizione, possa aderire pienamente alla volontà di Dio, il quale desidera che tutti gli uomini si riconoscano fratelli e vivano come tali, formando la grande famiglia umana nell'armonia delle diversità. Al termine della catechesi, il Papa ha chiesto anche di pregare per le popolazioni del Pakistan e dell'Afghanistan, colpite da un forte terremoto, augurandosi che non manchi per loro la nostra concreta solidarietà.